Allora, prendiamo quelli già applicati e vedete, cominciamo a vedere di questo dovete fare due mani. Perché altrimenti cosa succede? Vedete che voi vedete la rete. Quando voi passate il decorativo qua sopra, vedrete la trama della rete. Perché? Perché come il decorativo, stiamo parlando di mezzo chilometro quadrato, un chilo su due, ma cioè stiamo parlando di consumi molto molto bassi, questa trama non riesce a coprirla. E non quindi non voglio dire, attenzione, non necessariamente nel questo gruppo, a casa mia io ho lasciato l'effetto della rete di Shannon, perché? Perché fa ancora un po' più materico, diciamo. Se uno vuole un effetto un po' più industriale, rasandolo a zero, che rimane quest'ombra di rete, quando si passa il decorativo, la maschera non si vede così tanto, si vede molto meno, fa un effetto un po' più industriale, cioè meno resina, più microcemento. Questo è il frasco asciutto. Il frasco asciutto è questo qua. No, questo è pasteggiato. Questo con la seconda mano. Questo non penso, non l'ha pasteggiato. Ragazzi, ma questa è la seconda mano, cazzo, la seconda mano. No, questo delle vedi. Eh? A mano. Pasteggiato a mano. Allora, regola. Se voi, in generale, la regola principale di questo tipo di lavori è la pulizia. Questo cosa vuol dire? Se vedete che avete polvere, veloce, eccetera, anche se siete a mani di sotto, passate sempre la polvere. Il locale deve essere chiuso, non dovete lasciare roba aperta, di dicendo, passate sempre l'aspirapolvere. Questo l'abbiamo fatto io adesso, quindi non è che sono... Ma molto... sotto c'è la rete? No, qui non c'è la rete. Abbiate pietà, abbiamo già preparato... No, sembrava così. Tra una mano e l'altra, quanto deve passare? 4-5 ore. Nel giro di una giornata si potrebbe anche dare. Allora, se il locale è molto piccolo, nel giro di una giornata potrei arrivare alla prima mano di finitura. In un bagnetto, per avere un'idea. Posso anche arrivare alla fase di finitura. Se è ventilato perché... Deve essere naturalmente il locale aperto. Anche perché il gioco è lì sotto, perché non è stato tutta l'acqua. Sì, piastrelle è un altro tipo sarebbe le piastrelle un paio di ore in più date, perché la piastrella giustamente non assorbe, quindi un paio di ore in più date. Quanto io che prendo pannelli finiti, questo allora,
Chiedo scusa, mi sposto io, no, me ne vado così non do fastidio. Thank you.
Sarebbero giornate a fare stelle, che faccia sempre spontaneamente. Infatti parlare di macchine secondo me è sbagliato. Sì, secondo me in questa occasione, secondo me sì. Poi dal prodotto si fanno altri ragioni. Con la ripresa migliore che può avere il telefono, però è molto intelligente perché praticamente se uno lo mantiene, lui mantiene in quel giro secondo sempre la posizione in mano. Infatti in realtà questo viene utilizzato con le mani, quindi ha un sistema giroscopico. Nello specifico non so come si interfaccia con diciamo con il telefono, perché il telefono è sempre in posizione ottimale. Se poi uno vuole variare ha dei comandi manuali, però poi a un certo punto quando perde il suo equilibrio si cade tutto e dice guarda stai facendo una cosa che non va bene, vai a reimpostare. Infatti appena uno passa e tocca lui si incazza. Ma certo, ma certo. Perché già sono il pensiero di vede, si è incazzato. Fa sentire. Comunque non si deve più parlare di questo, che con i prodotti si viene messi in concorrenza con i prezzi e questa è la cosa. Infatti le aziende vincenti non parlano più di questo.
di soluzione. E poi c'è bisogno, ha detto Francesco, io l'ho condiviso in pieno, bisogna pure quando si parla di una soluzione, di quello che è l'intervento in Brasile di una squadra di Brasile, quella è la vera arma vincente. Se lei viene a casa mia mi propone una soluzione del genere con la quale si abbatte il 95% del sangue di polvere che hanno chiesto e demolizione, eccetera, mette nelle condizioni di poter valutare l'opportunità di sistemare il 4 giorni senza fare polvere, senza creare un polvere di sopra, senza lei è in una condizione vincente. E io l'avevo chiesto anche a differenze insieme proprio importante di rispondere i soldi, perché oggi realmente gli appartamenti della possibilità difficilmente si ha l'alternativa di spostarsi da casa. Spesso e volentieri questi progetti hanno fatto che hanno la famiglia che vive gli ambienti, quindi quando lei ha queste 2 o 3 condizioni vincenti sono tantissimi. Giacomo, vero? Allora, Giacomo, il problema è che noi siamo ancora... Che ora è? Sono le 10.52. Il problema è che noi non abbiamo... No. Questo è il 300.000. Allora, attenzione. Un attimo. Vediamo, perché se no facciamo già le facciamo. Come si vede? Che importante di cosa? Non ha percepito. Questi sono prodotti detti. Cilli, quando si fa da decorare. Naturalmente questa grande grossa. Tutti i prodotti che devono andare estetici devono andare per grani successive. Allora, siccome questo è una 600 micron più o meno come grana, la prima mano decorativa è la metà, 300 micron. Naturalmente questo è già un effetto. Minimo, nel senso non è la maggior parte degli effetti. La maggior parte degli effetti, 300 micron è un po' grossolano. Questo è un classico effetto da esterno, per avere l'idea. Interno deve essere uno che gli piace l'effetto un po' più grossolano. Quindi già qui siete in una fase di decorazione, potreste lasciarlo già così. Dopodiché avete varie opzioni in base al livello di superficie liscia che volete ottenere. Il primo step dopo questo, voi potete fare una mano che noi chiamiamo Ceramic. La chiamiamo Ceramic perché è un prodotto che ha resistenze molto particolari, ma come grana è la metà di questo, 150 micron. Quello già ha un effetto per interno. Sui 150 micron già comincia a essere un effetto per interno. Non è liscio, è quello che chiamano effetto materico. Non è necessario fare tutti gli strati. Su questa mano, se è tirata così come sono tirati questi pannellini, invece di andare con 150 micron, potete andare con quello che noi chiamiamo Velvet. Cosa vuol dire? È un prodotto... Del lupo. Esatto, con i jeans. A coste. La Velvet significa questo. Che è un prodotto finissimo, cioè un prodotto che ha carbonato di calcio intorno a 30 micron, quindi già comincia a essere proprio uno stucco, cioè è proprio come lo stucco veneziano, come quindi già la potete lavorare effetto stucco veneziano, o lo lasciate omogeneo, oppure se avete uno spruzzino e gli fate le nuvolate, leggere nuvolate. Attenzione, noi stiamo lavorando con un colore scuro. Ammettete che voi volete fare un colore bianco come tropeare, che come primo prova hanno deciso di fare il bianco su un locale grande. Cosa succede? Se voi quando avete tirato perfetto, quando con la spatola d'acciaio lavorate sopra questa grana, la spatola è la procedura, perché qua tocca sul morbido, qui c'è una cresta. Allora, da che bianco? Qui viene una bruciatura nera. Motivo per cui, soprattutto se voi lavorate con colori molto chiari e non volete bruciature, perché la bruciatura è un effetto, quindi può darsi, poi vi mostriamo qualcuno dove si amplifica questo effetto e vedete voi come si possono fare le bruciature proprio esagerate.
se non volete la bruciatura, dovete avere il piano tirato buono. Questa è una prima cosa. Adesso vi mostro sempre un altro aspetto di questo prodotto qua. Allora, i problemi principali quando voi lavorate con prodotti colorati è che voi potete lavorare con i home. Non potete ovviamente, il lavoro medio sono due secchi, tre secchi. Chi produce a miscele, almeno 100 kg deve fare in una miscela. Motivo per cui comincia a essere un problema, come faccio ad avere il colore? Per questo noi abbiamo sviluppato questo prodotto qua. Questi qua sono pigmenti minerali tradizionali, quindi non facciamo il colore noi, dove noi facciamo appunto un processo di coating superficiale. Cosa vuol dire? Perché il problema principale... Allora, il problema principale con i colori in polvere è che di fatto non è una polvere, sono tantissimi microgrumi. Ma quando voi lavorate con la spatola e tirate, quando prendete il simbolo di grumi, fate la striscia. E diventate pazzi, cioè se voi dovete fare un metro quadrato e avete 200 strisce da correggere. Allora, il problema è che con un colore quindi minerale tradizionale voi non potete colorare direttamente nel secchio. Noi cosa abbiamo fatto? Noi prendiamo il colore minerale e abbiamo un processo, facciamo esplodere questi grumi, quindi abbiamo un processo proprio con un impianto che fa questo, esplodono questi grumi. Dopodiché, prima che si ricompattano, quindi proprio nei nanosecondi successivi, cioè immediatamente dopo, prima che si ricompattano, noi facciamo degli strati di protezione superficiale e facciamo diversi strati. La prima è, lo leggiamo a tipacante, quindi non è sufficiente, facciamo sì che l'effetto antifattante non scada, cioè sia duraturo, perché il problema è che gli effetti antifattanti che durano molto poco. Terzo, lo rendiamo autolubrificante in solido. Cioè, come è un po' difficile da capire, noi abbiamo messo quello sirupo qua. Basta che noi chiudiamo un attimo e agitiamo. Questi colori si disperdono come se fossero un attimo. La dispersione, vabbè, sto facendo leggerissimo, è completa. Ma se voi guardate lo prodotto, abbiamo un colore qua, il colore, come l'ho dopo fatto, cammina come l'acqua, tant'è che se un sacco di 20 kg è grande così, un sacco trattato da noi è grande così. Cioè, perché? Perché siccome i grumi, no? Le particelle non si toccano più tra di loro, tendono a stare lontane autonomamente, non toccandosi più queste particelle, rimane molto sporche. Quindi il risultato, vi tengo, questo che avete visto, quanto era? Tipo 40 e mezzo, quindi stiamo parlando di 10 grammi neanche. Cioè, questo è mezzo chilo, questo era 10 grammi. Cioè, il prodotto ed era pieno. Cioè, i prodotti hanno un volume enorme. Di solito come funziona? Vi si prepara il colore in una confezione di plastica e che poi viene messo direttamente nel secchio. L'agitate un po' e quindi voi potete colorare una polvere con un grosso vantaggio. A parte che ve la possono dare anche già colorata, quindi fatto, questo processo lo potete fare o voi un sentiere o lo fa chi lavora con voi. Ma soprattutto non avete guai, perché? Perché tutto quello che serve è qua dentro. Quindi tutti i ragionamenti, un 1% d'acqua in più, un 1% di acqua in meno, non ci sono. Cioè, qui tutto qua dentro, io metto un po' più d'acqua, non succede niente, basta che tengo la stessa proporzione di acqua, verrà sempre uguale. Quando invece coloro con le paste, di solito cosa succede? Coloro il liquido. Se poi il liquido non mi piace e ne voglio un po' di meno, ti cambia il colore. Problema 1. Problema 2. Le paste non è che si svuotano da un contenitore. Se voi avete una pipetta così con le paste, ed essere sicuri che è vuota completamente, voi dovete svuotare la pasta, prendere un po' di materiale, rimetterlo dentro, agitare, rinvuotare, in modo tale che siete sicuri che qua dentro non è rimasto del pigmento in pasta. Con questo sistema voi lo avete, o lo miscelate voi, o ve lo miscela sicuramente, avete pronto pronto, mettete la goccia d'acqua e finisce. E vi mostro subito come, mettiamo la coppa dentro e si vede il telefono. Questo è un brevetto, no? Cioè, abbiamo proprio un brevetto su questo. C'è un documento. Naturalmente in un secchio potete farlo pure miscelarlo con una frusta, se volete. Anche il grosso vantaggio è che di solito non lasciate niente nel contenitore. A differenza del sistema con le paste, il contenitore questo, camminando come l'acqua, questo prodotto.
Allora, qui stiamo lavorando anche in un modo non ottimale. Si lavora, si impastano con una frusta, si impastano nella quantità giusta, nel senso che di solito ci state 10 kg per volta, ma si impastano, bisogna miscelare con la frusta. Regole di miscelazione. Di solito cosa voi mettete? Di solito quando si miscelano i prodotti dell'edilizia, voi mettete, avete il liquido e mettete la polvere dentro. Questo è un modo che se voi prendete un pasticcere vi direbbe questo se passa, perché questo modo di miscelazione vi fa gruppo. Di solito come funziona? Voi dovreste lavorare al contrario, dovreste mettere liquido nella polvere, miscelarlo duro, pulire bene il bordo del secchio in modo tale che non vi lascia lunghi, aggiungere l'acqua rimanente e dato l'ultimo miscelato. In questo modo siete sicuri che non avete grumi. Se lavorate invece come lavorate per una colla per piastrelle, dove mettete la polvere nel liquido, lo potete fare, ma la dovete mettere molto piano piano, perché se cominciate a mettere molta polvere, i grumi non li togliete più. Cioè avrete un prodotto che poi c'è io. Se voi avete fatto un po' di cucina, poi che la pasticcera è uguale. Cioè, non bisogna stare molto attenti a non fare la questione gruppo. Non è grave, un gruppo è chiaro. Però quando iniziate a fare grandi superfici, dovete stare lì a schiacciare i gruppi nella rottura di scatole, perché una cosa è un secchio il problema. Altra cosa. Quando 5 sono italiani non so la vera. Cosa vuol dire? Attrezzi, cose. Dovete lavorare sempre pulite. Perché? La scatola è così, la lascio. Faccio dopo 2 ore, 3 ore la prendo e faccio a seconda mano. La pulisco con un po' di carta, ma rimane piena di gruppo. Quando faccio la finitura, rimangono pezzi che si staccano e mi fanno le striscie. E poi voi dovete insistere. Quindi, finito di lavorare, pulisco la l'ambiente, stessa cosa. Qui un colore scuro non dà grandi problemi se voi lavorate a pavimento. Ma se state lavorando con un colore chiaro, problemi di scarpe, non dovete scarpe con le suole nere, dovete avere le scarpe con le suole bianche. Camminando riusciate di lasciare la strisciata. Quando passate la resina viene coperta la resina. Non dovete avere roba che perde pelo. Il calzino va bene, ma se uno va su un fondo bianco con un calzino scuro che perde pelucci, questi pelucci vedrete vanno in giro nella resina. Cioè, meglio andare con una suola chiara per non avere che qua. Cioè, bisogna la pulizia dell'ambiente, perché quando lavorate a muro è facile. Allora, a muro, qualsiasi posto voi toccate. Quando lavorate a pavimento, non è che volate, per cui, man mano che tirate, deve venire il striscio. Cioè, cominciate a lasciare qualche difettuccio e non potete più tornare. Quindi, il pavimento richiede che uno lavora lasciando il finito. Per lavorare lasciandosi finito non deve avere sporco, non deve avere troppa ventilazione durante l'applicazione, perché vi faccio un esempio, se fate uno scuro non è un grosso problema, se fate colori verso il giallo e lasciate una finestra aperta di spegni, un tappeto di mosche vi trovate. Cioè dovete avere un po' di accortezza ad averlo relativamente giù. Poi, questo no, ma ci sono dei colori, giallo, arancione, rosso, dove gli insetti. Ma nel no, cioè come impazziscono quando li vedete, perché cosa vuol dire? Arrivano e poi che fate? La mosca va là, o volate la cacciate, o la vedrete, cammina e poi muore. Allora, questa è la cosa che ce l'ha. Vedete? Mo. A parte la miscelazione con un po' di grumi per fatta a mano, però guardate il colore che è quello che bisogna guardare. C'è un tappeto pulito dopo? Va qualcuno? Un tappeto pulito? Vedete? Non ci sono le strisce. Non ci sono le strisce di colore. Se voi avete un tempo tradizionale, più o meno, ad ogni tatuata, le strisce sono i granelli che la vedete il fondo. Se venite a vedere la lì, non c'è una striscia di comunque tutte queste scuse non si raggiungono. Eh? Con l'osseo semplice non l'ho guardato, no, tutte queste scuse non si raggiungono. Allora, se lo metto più. Un grosso vantaggio è un altro vantaggio. Però lì è difficile da avere una proporzione. Diciamo che qui. Mediamente c'è un 80% di colore e un 20% circa di coating. Non è preciso perché il processo lavorando in continuo non è stechiometrico, però mediamente sono queste le percentuali che tu hai. Qual è la differenza però rispetto all'ossido tradizionale? Che questo, l'80% è tutto disponibile,
metti in un ossido tradizionale, è vero che tu hai il 100% di colore, ma tu la particella è grossa. Tutte le particelle che sono nel grumo non stanno colorando. Sì. Mentre questo il 100% delle particelle colora, quindi hai un effetto coprente molto più alto. Poi, tra i materiali, il ceramic permette ad esempio di avere colori un po' più forti rispetto al 500. Cioè in ceramica il colore viene sempre un po' più forte. Se voi mettete un ossido qua dentro, prendete un ossido di ceramica, vedrete un colore molto più chiaro e un 500 strisce di... Se ne abbiamo già abbiamo di... Dov'è? Sì, tra l'altro si vede la piazza, quando vedi inizia a asciugare tipo non esce un colore di ceramica. Ma lo vedi già quando applichi, eh? Sì. Agitato a mano, eh? Quindi, partendo, avete la finitura, iniziate il ciclo di decorazione. Il ciclo di decorazione comincia ad essere la parte estetica. La parte estetica qui dovete avere aspirapolvere per tenere tutto pulito. Non dovete mettere una palla, ad esempio. Se voi dovete fare dei lavori di ripristino, calcinaggio, video, tutto deve essere tolto pulito. L'ambiente, almeno quando il prodotto è fresco, deve essere possibilmente chiuso. Dopodiché, dopo qualche ora, se voi volete aprire, non c'è problema. Ma quando ancora il materiale è morbido, una polvere, una particella, eccetera, rimane appiccicata. Quindi è bene che non siano correnti d'aria eccessive, perché sennò rischiate di vedere porcherie. Fate una mano di questo qua grosso. Dopodiché potete decidere, questa estetica grossolana non mi piace, una seconda mano di grosso. Questa estetica grossolana è un po' troppo grosso, voglio andare più fino, avete le due opzioni. Effetto verde, che adesso applicate voi, ce l'abbiamo, effetto velvet che applicate voi, o un altro effetto fino ancora, che noi chiamiamo end for, che permette invece di fare un effetto pietra spaccata, per avere un'idea, quell'effetto nuvolato estremo. E vi mostriamo adesso pure come si applica. In queste fasi comincia ad essere un problema la bruciatura. Cosa vuol dire? Che se io non voglio la bruciatura, su un colore scuro non ho grosso problema. Su un colore chiaro però, se io insisto e ho delle creste, quando comincio a asciugare, il frattasso comincia a lasciare strisce. Attenzione, esistono dei frattasi estremamente costosi che non lasciano strisce. Se voi prendete ad esempio la roba, quelli della Marmorino Tools, per avere un'idea. L'acciaio senza piombo quello. Eh? Non trovo l'acciaio senza piombo. Il Marmorino, quelli là. Gli attrezzi della Marmorino Tools, ad esempio, quelli ce l'hanno un acciaio speciale che non lascia bruciature. Oppure, se non volete spendere 60-70 euro per frattasso, perché questo è il salvato i prezzi, potete andare sui frattassi di plastica. Quelli di plastica bianca si possono pure lavorare con quelli là. È rosso, non abbiamo il nero. Un nero? No, ce n'è uno neutro. Un neutro un rosso colorato. Dopo questo facciamo una pausa. Cammino con i calzini, fa caldo, comincia a sudare poco con i piedi. Dopodiché io vedrò
forma del piede di dolore passato, cioè fino a quando non asciuga, se non si passano 2-3 ore, non bisogna camminare. Se voi vedete che c'è un difetto, lo tenete, cioè non potete andare a camminare. Perché? Perché per risolvere quello là, voi o che avete la scarpa bianca, o andate con i colpini, comunque rischio che facciate qualcosa. Ma porta l'altro cuore, così lo vediamo. L'altra volta ho detto di poco secchio che è male umido, sì. Quando il bastone lo appoggiano e poi gli testa quel cerchio e chiamano, perché mi è rimasta sta macchia? C'è il secchio là, oppure posta che tu vedi le gocce sì. di un contenitore, ma capire di cosa con la strada. È molto delicato, soprattutto nelle prime giorni. I primi ore, le prime 3-4 ore sì, sì, no, no, solo... delicatissimo, vuol dire che non potete fare non potete mai guardare, potete chiudere la porta e vedete aprirla quando è giusto. Non si può fare niente, perché avete guai. Mentre il bianco è più difficile per la spatola, i colori scuri amplificano molto questi difetti. Perché siccome tutti i difetti che uno fa di solito sono un po' più chiari, tendono a vedersi di più. Allora, se vedete roba messa male, cioè avete mai tanta mano, spessore non è tanta roba, voi mettete un'altra mano di un altro mezzo chilo, un metro quadrato, è una rottura di scatola perché avete perso questa giornata di lavoro e recuperate. Si ha avuto un pavimento più resistente alla fine. Eh? Si ha avuto un pavimento più resistente, quella mano in più va a tanto. Quella mano in più migliora, cioè non è che male non gli fa, gli fa bene, è solo lavori più. È solo pure. Eh? È solo pure. Ma il materiale è poco, perché alla fine stiamo parlando mezzo chilo al metro quadrato, non stiamo parlando di grandi consumi. Il problema è che la giornata della lavoro. Va bene. Allora, questo abbiamo messo un rosso invece non staccato, un rosso commerciale. Si può mettere più lungo. No, se si mette là, vede, vede meglio. Si mette le spalle di Francesco, tranquillo. Io dicevo qua, guardi. Questo prof, mi vede bene. Sicuro? Si può comunque avvicinare. Per i pavimenti, sono un bravo. Questo è un cliente nostro che li vende, un cliente di Inghilterra. Che no, 100 metri quadrati negli ultimi anni si è messo a vendere scarpe. Questi aiutano molto perché non avete il problema che il piede può sputare, non lasciano strisce, sono leggere leggere. In Italia non ho. Dica, sono giganti. Sono giganti. No! Oh, se no qua con le scarpe. Come la scarpe? Ma con le scarpe. E dove lo sbirro? È giusta la domanda, dice ma chi c'è che dico di grazie? Allora, guarda la nuova opera che prendo spazio, abbiamo commissionato bene questa cosa. Questo tetto qua quando è asciutto è una schifezza enorme, cioè è veramente brutto.
Anche perché se è monocolore è rosso, ma se quello che state mettendo in una miscela di rosso e nero, voi vedete che la linea rossa e la linea nera. Se sono tre colori, vedete la linea rossa e la linea nera, una porcellina. Invece in questo caso voi potete anche miscelare i colori diversi, voi non vedrete mai nessuna striscia. Vabbè. Potrebbe essere presentato come un effetto. Facciamo una pausa per pezzo, quindi non vogliamo vedere. E tra 5 minuti arriva, se vuoi le continuare un altro pochino va bene. Allora, glielo dico io, Allora passiamo alla fase di cucina. Sta venendo già. Oppure, vedi, si è incazzato, ah, sì, visto? Oppure girarlo così, magari che... Ecco, poi lì... da sé, ecco, visto? Vediamo, non gli lì. Piace. Non gli piace. Cioè, lei si rende conto che gli stiamo attribuendo coscienza e personalità giuridica? Personalità giuridica. Come quando la gente si incazza con i computer. Gli dice pure le parolacce. Siamo messi male, eh? Sì, ma ci salveremo, speriamo. Beh, io poi fondamentalmente dico sempre che utilizzo la tecnologia giusta, quello che serve, nel senso che non mi piace niente. Ma i ragazzi no? Io non posso mancherire tutti gli errori che non ho sentito. I ragazzi, la maggior parte delle volte mi posso mancherire. Perché la piccola è molto più sul pezzo della grande, perché avviene così come sta avvenendo con noi fondamentalmente. Ma tanto ormai passa tutto per questo sistema, meno che uno non vuole rimanere escluso dalla vita. Allora, fammi parlare con il pubblico. Tra l'altro io non faccio il lavoro mio, perché io non sono bravo a fare queste cose. E tra l'altro non le condivido neanche molto, quindi... Sì. Io faccio una foto, poi la rendo così per la pasta direttamente. Allora... Torniamo fra 15 minuti con nuove ed interessanti proposte. Grazie. La domanda è, ma se invece di essere velocemente dal mago, non ero uguale, ero uguale. Era che? Non lo so se lo fai in mano. Sì, se posso seguire quello che lo fa. Lo fai, lo fa. Ma se è un altro lo fa.